Salve ragazzi, oggi siamo qua con un unboxing veramente speciale, un gioco in cui ho diverse aspettative. Vi faccio subito vedere cosa intendo per gioco. Life is Strange 2 Collector's Edition. Allora, la Collector's rispetto all'anno scorso, cioè lo scorso Life is Strange, è abbastanza cicciotta. Abbiamo innanzitutto questa cosa qui che dentro ha, vi faccio subito vedere di cosa parliamo, perché innanzitutto ha questo disco 1 per i CD, questo è il disco 2, questo è il disco 3. E questo è il disco 4. Insomma, davvero bello bella sta cosa che hanno diviso in più dischi i vari i CD in generale. Di solito sarà un CD unico. Questa volta hanno fatto 4 vinili o CD. Cos'è? Questo io non ci ho ancora guardato. Ah, sono piccoli vinili. Figo. Guardate. Tanta roba. Tanta roba. Veramente bello. Poi c'è il solito artbook con tutte le immaginine. Infatti c'è scritto The Art of Life Strange 2, porca miseria. Non vi voglio spoilerare nulla perché sono immagini spoilerose, ovviamente. Poi c'è il gioco. Vorrei anche vedere che mancasse il gioco. Questo ci deve essere assolutamente, anche se comunque è in inglese dietro, ma spero che sia anche in italiano, perché l'ho preso da sito Squarelli, soli era disponibile la Collector's Edition. Poi abbiamo le statuine che non sono affatto male, sono carine, piccoline, ma fanno il loro lavoro, un po' come quelle di Before the Storm alla fin dei conti, fatte a mo' di Funko Pop piccolino, però dai, ne vale assolutamente la pena. E niente ragazzi, questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!